8 aprile 2020, io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi, questo è il buongiorno di Parole di Management. La curva dell'epidemia inizia a scendere, ieri ci sono stati appena, ovviamente fra virgolette, 880 positivi, il ministro della Salute Speranza ha confermato che l'indice del contagio è sotto quota 1 e quindi si può effettivamente iniziare a pensare con più concretezza alla fase 2. Buongiorno a tutti e buongiorno anche Chiara Lupi. Buongiorno a tutti. Allora, gli esperti dicono di avere ancora un po' di pazienza, ci vuole ancora massima cautela, poi si ripartirà, altrimenti se non si rispettano le regole che siamo costretti a rispettare in questo momento è molto probabile che l'epidemia riparta con più forza rispetto a prima. Quindi, come ha avvertito anche il commissario Domenico Arcuri, non c'è nessun liberi tutti a Pasqua, nel frattempo stanno arrivando anche le famigerate mascherine, si parla addirittura di 650 milioni di pezzi. Walter Ricciardi, che è medico membro dell'OMS, dice che ora servono i test per valutare i sospetti positivi e quindi per la normalità ci vorrà tempo, è probabile che vivremo distanti fino alla fine dell'anno. Nel frattempo nel mondo la pandemia ha raggiunto 1,4 milioni di persone e le vittime sono oltre 81.000. Per il premier inglese Johnson, ieri abbiamo seguito le sue vicende, è stabile, respira senza ventilatore anche se è in terapia intensiva, e poi c'è l'emergenza anche in Svezia. La Svezia è stato uno dei paesi al centro di vari approfondimenti giornalistici per la sua scelta di non chiudere tutto. Ecco, dopo i 100 morti in un solo giorno di ieri, il governo ha preso dei pieni poteri speciali per iniziare a chiudere le attività dove si creano degli assembramenti. Ecco, sul tema salute e ripresa, Chiara, forse merita un approfondimento. Sì, questo è un tema il cuore del problema che stiamo vivendo, poiché si tende a contrapporre la salute alla ripresa, all'economia. Ecco, Mario Draghi ci ha chiarito molto bene che se in molti stanno soffrendo la scomparsa di loro cari, soffriranno molti di più per la stessa possibilità di sopravvivere dopo. Quindi il trade-off non è scambiare vite umane con soldi, con il PIL, ma cercare delle combinazioni che riescano ad integrare dei fattori che sono strettamente correlati tra di loro. Un lockdown lungo come quello che stiamo vivendo probabilmente ci provocherà un decremento del PIL superiore al 10%, quindi il rischio di avere una mortalità del post pandemia rispetto al durante aumenta ogni giorno di più. Stiamo vivendo una depressione economica senza precedenti e che avrà naturalmente delle conseguenze anche sulla nostra tenuta sociale, oltre che sulla salute mentale e fisica degli italiani. Dobbiamo anche considerare quante persone nei prossimi mesi vivranno una condizione di depressione o di mancata salute per l'impossibilità di accedere adesso a delle cure adeguate. Quindi è fondamentale organizzare una ripresa delle attività. Sono anche decine di migliaia di bambini che non hanno accesso a dei pasti dignitosi e il 25% non possono accedere alle virtual class, cioè si crea quel fenomeno di segregazione digitale. Punto tanto sul tema della formazione perché è qua che ci si gioca il futuro. Quindi è fondamentale ragionare sulla riapertura, ragionare sul nostro futuro e progettare dei processi di uscita dal lockdown. Ecco, vediamo i costi di chiusura. Il motore produttivo del nostro paese è fermo per il 60% del suo potenziale. Si stima che l'impatto del Covid-19 porterà una perdita di quasi 220 miliardi di fatturato e circa la metà è da imputare al nord. In Italia 1 milione di imprese sono a rischio, quindi servono prestiti immediati, altrimenti queste imprese è probabile che non riaprano più. Una ricerca dice che un'azienda su 5 è già in crisi.
ed è probabile che dovremo attendere 2 anni per tornare al PIL pre-virus. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato che la pandemia cancellerà quindi il 7% delle ore lavorate, che vuol dire 195 milioni di posti di lavoro a tempo pieno nel mondo. Sono davvero numeri impressionanti e quindi diciamo che il tema della fase 2 della riapertura è sempre più attuale. Ovviamente bisogna ripartire in modo graduale, c'è già un cronoprogramma per farlo. Penso alle industrie alimentari e farmaceutiche, che non si sono fermate ma non possono andare avanti da sole, quindi c'è tutta la filiera che deve sostenerle. I prefetti, come vi ho detto negli altri giorni, negli scorsi giorni, decideranno quali sono le zone in cui ci saranno le aperture, e ovviamente tutto dovrà avvenire nella massima sicurezza. Ecco, qui i temi sono due: innanzitutto che è dato alle imprese una nuova responsabilità, e vorrei vederlo insieme a Chiara, e poi il tema della perdita del lavoro. Anche qui, Chiara, so che hai un commento da fare. Allora, quando si tornerà nelle imprese, quando si apriranno le fabbriche, naturalmente ci saranno delle conseguenze sull'organizzazione del lavoro, che dovrà tener conto di nuove regole, ma anche dell'esperienza positiva fatta in queste settimane in cui le persone sono costrette a lavorare da remoto. Quindi ci sarà una nuova normalità, e questo sarà un tema che dovranno affrontare con grande intensità i direttori, i responsabili del personale. Quindi accanto alle difficoltà economiche e finanziarie ci saranno anche le incognite sull'organizzazione del lavoro, sull'organizzazione dell'attività. C'è un bagaglio di competenze molto robusto che le persone stanno sperimentando, e che potrebbero costituire il nostro modo di lavorare in un nuovo normale, come viene definito. In questo nuovo normale le differenze anagrafiche hanno un peso, perché laddove l'età media dei collaboratori è più elevata ci sono più resistenze, la discontinuità viene riassorbita in modo più veloce dove l'età anagrafica è più bassa. Andranno anche ripensati gli spazi in cui si lavora, le modalità in cui si organizza la formazione, e questo ricordo che è il tema di cui parleremo nel PDM Talk di questo venerdì alle 11:30. La sfida per i direttori del personale è importante, bisognerà capire come sarà possibile aumentare l'inclusione mantenendo il distanziamento sociale e prefigurando le paure, le incertezze, le ansie che le persone stanno accumulando e che certamente non affievoliranno. Ecco, poi ci sono le voci di imprenditori. Abbiamo raccolto quella di Claudio Schiavoni, che dirige un'azienda da 220 dipendenti, è presidente di Confindustria Marche, e lui ha lanciato questo appello chiedendo subito liquidità, e ha dato anche nell'intervista che ha rilasciato, dice: non mi fido dei soldi garantiti dallo Stato, temo la burocrazia e i tempi delle banche. Ecco, questo è un tema che abbiamo già trattato anche nel PDM Talk delle scorse puntate. È un tema molto importante, perché vanno bene gli annunci del governo, vediamo che effettivamente ci sono davvero tante risorse messe in campo, ma tra ciò che si discute e poi l'effettiva execution, purtroppo soprattutto nel nostro paese, c'è da scontare un ostacolo molto importante. Quindi serve la sburocratizzazione, noi abbiamo bisogno di fondi immediati, appunto perché i numeri sono molto chiari, quindi tanta disoccupazione, imprese che rischiano di chiudere. E sul tema di chi perde il lavoro, dei licenziamenti, ci sono anche delle situazioni insomma al limite del paradosso, come quella startup che in videoconferenza licenzia oltre 400 dipendenti. Sì, che succede negli Stati Uniti, abbiamo visto, gli Stati Uniti sono stati molto colpiti nelle ultime 24 ore, 2000 morti, e questo sembra giustificare delle modalità di gestione delle persone che, per carità, in America già sappiamo sono in uso, sono comunque qualche riflessione. La questa startup
appunto, che si occupa di gestione di pattini in condivisione, ha nel giro di 2 minuti attraverso una piattaforma licenziato 406 dipendenti americani che pensavano di essere stati convocati dall'azienda per così un messaggio legato all'organizzazione del lavoro, e invece hanno si sono trovati con questa doccia fredda. Ecco, la crisi certamente colpisce trasversalmente ogni settore. Ecco, tornando ai direttori del personale, ecco, facciamo qualche riflessione sulle modalità con le quali comunichiamo con le nostre persone. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione è finito, noi torniamo puntuali domani, vi auguro una buona giornata.